Buongiorno a tutti, iniziamo oggi questo ciclo di presentazioni in italiano dedicate a MolDX 3D. Io sono Giulia e sono un nuovo tecnico del supporto italiano di MolDX. Per chi non mi conosce, ho iniziato a marzo, e quindi siate buoni con me. L'argomento di oggi, come vedete dalla presentazione, è studio. In particolare la release 17, ma comunque quello che vedete oggi è dedicato sia alla release 16 che alle future rilasci, insomma. Procediamo. Ok. L'innovazione principale di studio è il fatto che integra il pre e il post processo in un unico programma. Infatti, per chi già utilizzava MolDX prima della release 16, utilizzava queste due icone, che sono la parte dedicata alla mesciatura e la parte dedicata al processo. È più facile in questo caso editare lo scenario. Infatti, quando avevamo le due icone, dovevamo switchare tra un programma e l'altro, se volevamo modificare l'iniezione, se volevamo modificare la parte. Invece in questo caso basta semplicemente fare un copia run, modificare quello che vogliamo, sia l'iniezione, sia il materiale, sia il processo, e avviare il calcolo senza dover fare ulteriori modifiche. Un'altra cosa interessante che potete vedere dai grafici in basso è che in studio riduce sia la dimensione del file, quindi tra la release 16 e la release 17 vedete una diminuzione del 40%, e sia per quanto riguarda l'uso della memoria, che diminuisce di un buon 60% per quanto riguarda sempre la release 17. Ok, questa che vedete è la nostra nuova interfaccia, come vedete è molto più accattivante. Si compone di un ribbon menu che vedete in alto, quindi abbiamo diverse tab dedicate alle diverse funzioni di MolDX, e la cosa particolare è il fatto che il workflow procede da sinistra verso destra, quindi sappiamo esattamente quali sono le operazioni che, scusatemi, che dobbiamo effettuare. Quindi vedete il pulsante per la creazione di una nuova run oppure per l'importazione di una run, il pulsante di selezione del tipo di molding. In questo caso vedete l'injection molding, ma abbiamo diverse opzioni. Il pulsante di importazione della geometria, il pulsante per il venting che ci consente di settare eventuali profili da cui far fuori uscire l'aria, il pulsante per la scelta del materiale, la scelta del processo, il tipo di analisi, eventuali opzioni computazionali, il lancio della run e successivamente la visualizzazione dei risultati. Questo pulsante a destra dei risultati che vedete è report, lo tratteremo più avanti, però è una cosa nuova introdotta appunto con Studio. Qui a sinistra vedete il Model 3, in questo caso abbiamo la parte dedicata allo scenario, quindi possiamo vedere che è stata facilitata la selezione delle varie parti di stampo. A sinistra di questa abbiamo un tastino che ci permette di vedere tutte le opzioni che abbiamo selezionato, quindi cesso, materiale, e il tastino con la I invece ci permette di vedere il numero di elementi quando abbiamo generato il cesso. Ok, un'altra cosa nuova è il fatto che è stata introdotta la comparazione dei risultati. In questo caso
tra due o quattro run. Come vedete, abbiamo anche diverse opzioni di sincronizzazione che ci permettono al meglio di confrontare appunto i risultati. Una cosa particolare è il fatto che questi confronti possono avvenire sì tra più diversi run e stesso risultato, ma possiamo anche confrontare diversi risultati della stessa run. Quindi se vogliamo per esempio analizzare, non so, la temperatura o la pressione di una stessa run per verificare eventuali analogie, eccetera, eccetera, in questo caso possiamo. Quindi il primo sincronismo riguarda l'angolazione della parte, quindi se muoviamo a sinistra si muoverà anche a destra, possiamo verificare da entrambe le parti con la stessa angolazione. Sincronizza il risultato, appunto, come vi dicevo. Sia a sinistra che a destra vediamo lo stesso risultato di due run differenti. Sincronizza range invece sincronizza la scala di visualizzazione dei risultati, quindi questa colorata, e ci permette appunto di confrontare meglio. La possibilità di switchare tra la Mesh Design e la Mesh BLM è stata introdotta con studio. Perché prima non era possibile, infatti se chi utilizza già Moldex si ricorderà che la tipologia di mesh doveva essere scelta all'inizio, in fase di apertura proprio del progetto e non era possibile cambiarla poi. Quindi in questo caso, cliccando sulla freccina sotto l'icona, è possibile cambiare tra queste due, poi vedremo nel dettaglio più avanti. Ok, con la release 17 Service Pack 1 è stata introdotta anche questa possibilità che tratteremo nel successivo webinar, penso a dicembre. E, di cosa si tratta? Si tratta dell'analisi dell'ovalizzazione della parte. La faccio breve, consiste nel selezionare un profilo tondeggiante ovale. E per poi esportare un Excel che contiene tutte le coordinate dei punti appartenenti ai nodi su quel profilo. E appunto esportando un Excel è possibile fare questo grafico che vedete a destra, che quindi ci consente di vedere proprio come deforma la parte in quella zona. Quindi ci dà un diametro esterno, un diametro interno, un diametro medio. E in rosso vedete la deformazione reale che il software ha calcolato. Quindi è un importante strumento di indagine per chi appunto ha dei particolari tondeggianti. Ok, altra cosa nuova, la leggenda. In realtà c'era già, ma è possibile fare diverse operazioni. Come ad esempio, vedete a destra, c'è la possibilità di editare i valori di fondo scala. Quindi se io voglio vedere magari un particolare valore dove si trova, posso modificare e vedere magari nella zona blu, eccetera, eccetera. È possibile inoltre spostare finalmente questa leggenda e spostarla a destra o a sinistra della parte a seconda di come siamo più comodi. Gli altri pulsanti sono prettamente di visualizzazione. A sinistra vediamo la visualizzazione a bande, mentre di default è settata la visualizzazione sfumata. Il secondo tasto ci permette di invertire i colori di leggenda. Il terzo ci permette di riempire il fondo scala, che altrimenti rimarrebbe non colorato, come vedete nella parte di destra. E niente, queste sono le principali innovazioni per quanto riguarda la leggenda. Per quanto riguarda i grafici, è possibile modificarli interamente, è possibile personalizzarli, sia per quanto riguarda le scritte, quindi il titolo, le scritte sotto gli assi, i font, le dimensioni, eccetera, eccetera, ma sia per quanto riguarda la colorazione proprio delle linee. Quindi, come vedete sopra il riquadro rosso, abbiamo la possibilità di scegliere cosa visualizzare, di che colore fare
linee, di che spessore, di che tipologia, tratteggiate, continue, eccetera, eccetera. Quindi quando vogliamo fare per esempio dei grafici di comparazione, è possibile modificarli a nostro piacimento. Ok? Come vi dicevo all'inizio, è possibile generare dei report che in questo caso sono completamente automatizzati. In che senso? Nel senso che il programma, prendendo un template da una cartella specifica, associa tramite gli hashtag un valore alla sua posizione all'interno del report. Quindi lanciando questo report, lui non fa altro che generarmi un elenco di tutte queste informazioni, sia per quanto riguarda il modello, sia per quanto riguarda il processo, sia per quanto riguarda i risultati. È inoltre possibile personalizzare questi template, quindi possiamo modificarne sfondo, possiamo modificarne scritte, possiamo togliere dei risultati, possiamo decidere di magari andare dal cliente e fargli vedere solo i risultati del feeling, quindi sono automatici ma sono completamente personalizzati. Vengono esportati, come vedete in alto, in HTML, PowerPoint e PDF 3D. Li potete scegliere. Ok, c'è la possibilità anche di esportare la controdeformata del pezzo per chi lavora anche in controdeformazione o inizia lo stampo. È possibile appunto esportare questa controdeformata e effettuare una seconda analisi per verificare, per esempio, che si dice, la problematica relativa alla deformazione venga risolta con questa controdeformata, il che non è sempre detto, ma può darsi, insomma. A destra, indicati dalla freccia, vedete tutti i formati in cui esportiamo la controdeformata. Per ora abbiamo solo l'STL e i formati proprietari di KTA e NX. Il fattore di scala meno 1 è quello che indica appunto la controdeformata. Mentre se lasciamo il fattore di scala più 1, noi possiamo esportare la deformata, in questo in caso ci sia una necessità. Ok? Qui vediamo degli strumenti di analisi dei risultati che non sono proprio nuovi, ma diciamo che i probe sono una nuova introduzione per quanto riguarda studio. Sono dei nodi. Hanno la stessa funzione dei sensor node, ma non vengono posizionati prima della simulazione e non catturano proprio tutti i valori, quindi si basano sui timestamp che noi abbiamo selezionato. Quindi quando noi andiamo a analizzare, per esempio, la temperatura nel tempo con i probe, non avremo una curva, ma avremo una linea spezzata. Però comunque se vogliamo avere un'idea dell'andamento, diciamo che sono una buona fonte di informazioni. E questi probe che vedete appunto vengono utilizzati in combinazione con gli XY plot che vedete a destra, che praticamente servono per realizzare dei grafici in tre diverse condizioni. Quindi l'history ci permette di analizzare il risultato in un punto nel tempo. Thickness ci permette di analizzare i risultati nello spessore, quindi in direzione normale alla superficie che noi selezioniamo, e distribuzione su una selezione di punti che noi gli andiamo a definire. Per quanto riguarda le zone non riquadrate, sono dei banali strumenti di sezionamento della parte. E niente, servono per analizzare appunto all'interno perché abbiamo sia risultati 2D ma anche risultati 3D, quindi servono per i risultati 3D. Ok, abbiamo introdotto anche l'interfaccia FEA, quindi per chi poi utilizza post processori di analisi meccanica o strutturale, questa cosa è interessante.
vedete indicati dalla freccia tutti i post-processori per cui noi forniamo dati. E questa è una cosa, diciamo, utile, perché prima tutti i dati si dovevano inserire a mano, invece in questo caso possiamo procedere importando direttamente tutti i dati che Mondex ha generato. Okay? Ora andremo ad analizzare il procedimento, che è simile a quello che avete visto nella vecchia interfaccia, semplicemente abbiamo magari dei cambiamenti di locazione dei tasti o comunque delle opzioni aggiuntive. Ok, la prima cosa da fare appunto è importare la geometria. Vedete riquadrati tutti i formati che Moldex legge. Solitamente noi utilizziamo STL, IGES e STEP. STL e STEP per parte e runner, e IGES appunto per runner e canale di raffreddamento. Siccome quando noi andiamo a importare la... come si chiama? Quando andiamo a importare la parte, tutte le varie componenti dello stampo, le importiamo con il tasto che abbiamo visto adesso, importa geometria, ci troviamo nella condizione di dover specificare ogni parte che cos'è. Quindi con il tasto attributo noi andiamo a dire al programma questa è la parte, questo è il runner, eccetera, eccetera. Quindi vedete che abbiamo diverse opzioni, parte, inserto della parte, camera calda, camera fredda, inserto dello stampo, stampo, eccetera. Quindi possiamo gestire tutte queste tipologie di parte, insomma. Ok? Una volta che abbiamo attribuito appunto l'oggetto in questione, possiamo procedere con un check della geometria, che in realtà non è obbligatorio, ma è consigliato farlo, soprattutto per gli utilizzatori di Mesh o VLM. Vedremo poi perché. Ok? Secondo step è, diciamo, l'attribuzione la costruzione del sistema di alimentazione, e la prima cosa che facciamo appunto è dire dove viene inserito il materiale. Abbiamo due scelte: possiamo scegliere dalla libreria, quindi che vedete qui in basso, oppure farci consigliare dal Gate Locator Advisor. Questo Gate Locator Advisor è uno strumento che ci permette di farci consigliare appunto dal software, e possiamo dirgli il numero di gate che noi vogliamo, la direzione di apertura dello stampo, e qua non la vedete attivata, ma questa Constraint Gating Region è una funzione che ci permette di dire al programma metti il gate dove vuoi, tranne per esempio su questa superficie, perché noi magari abbiamo un pezzo estetico e non vogliamo segni su una parte estetica. Quindi noi possiamo selezionare la superficie e dire non mettere il gate qui, e lui ne tiene conto. La cosa funziona anche al contrario, quindi se noi vogliamo che ci dica dove mettere in una zona particolare dove mettere il gate in una zona particolare della parte, noi possiamo dirgli analizza questa zona e dimmi secondo te dove è meglio mettere, insomma. Okay. Qui vedete appunto tutta la libreria di gate che noi abbiamo disponibili. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere open gate, edge, tunnel gate, overlap gate, eccetera, eccetera. E qui a destra invece vedete come si dice? Vedete il panel che si apre quando poi noi scegliamo il pin gate, che è appunto il gate che io ho scelto per questo esempio. Cliccando su un punto nella parte si apre questa regione riquadrata e noi possiamo scegliere tutto di questo gate. Possiamo scegliere i diametri, quello inferiore e quello superiore, possiamo scegliere la lunghezza,
In alcuni casi possiamo scegliere anche l'angolazione, poi dipende anche appunto dal tipo di gate che abbiamo selezionato. Per quanto riguarda il runner, invece, abbiamo due opzioni. Possiamo o farcene suggerire uno dal programma, quindi andare di default e ce ne genera uno. Oppure importare le linee IGES attraverso il pulsante Importer che abbiamo visto all'inizio. In questo caso, allora, io di solito non consiglio di importare lo step del runner, a meno che non sia particolarissimo, veramente impossibile da ricostruire, perché è sempre meglio tenere la parametrizzazione del runner, in quanto potremmo dover magari aumentare delle dimensioni di un runner perché il pezzo non si riempie, diminuire, spostare, eccetera, eccetera. Quindi è sempre meglio importare le linee alias, dargli l'attributo runner e la situazione si semplifica. Una volta attribuito il runner, è possibile anche, come vedete a destra, dire: ok, questo pezzo fa parte di una simmetria, quindi noi siamo in grado di gestire simmetria C, simmetria Z, eccetera, eccetera. E appunto questa funzione ci permette, soprattutto in fase di calcolo, di diminuire l'onere computazionale. Quindi se noi abbiamo un multicavità 4 impronte, che chiaramente è completamente simmetrico, noi impostiamo la simmetria a 4, invece di calcolarci 4 parti, ne calcola una, quindi il tempo di calcolo non dico che diventa di un quarto, ma più o meno. Quindi questo è un trucchetto che può essere utile. Successivamente si setta il melt entrance, quindi l'entrata del materiale. Se noi scegliamo di utilizzare un runner consigliato dal programma, il melt entrance lo mette in automatico. Se invece importiamo le linee o lo step, dobbiamo dirlo noi, quindi dobbiamo selezionare noi la zona in cui entra il materiale. Fase successiva, che è consigliata ma non obbligatoria, nel senso che se una persona vuole fare solo riempimento, il mold base non è necessario. Il mold base è consigliato se una persona vuole arrivare fino al warpage e ci permette appunto di vedere la deformazione appunto della parte. Vediamo che possiamo. Allora, questo stampo può essere sia importato, oppure noi consigliamo sempre di costruire uno dal programma, perché tanto non sono quelle dimensioni che cambiano. Quindi possiamo scegliere comunque la dimensione dello stampo, possiamo scegliere il posizionamento della parte all'interno di questo stampo, il suo fondamento. Poi procediamo con i canali di raffreddamento. Anche i canali di raffreddamento non sono obbligatori, perché il programma già raffredda la parte utilizzando il monoblocco, però se noi appunto utilizziamo i canali di raffreddamento, è possibile importarli attraverso le linee IGES sempre, oppure farci consigliare dei canali dal programma. Quindi la schermata che vedete qui è la schermata dei canali consigliati dal programma. Possiamo modificare qualsiasi cosa, possiamo modificare il diametro, il numero, il posizionamento rispetto alla parte. Siamo in grado di gestire anche collegamenti OSIS, quindi cavallotti, possiamo gestire anche le fontane. E in basso a destra vedete che abbiamo anche la possibilità di utilizzare dei template che sono basati su fogli Excel, quindi sono completamente personalizzabili. Un'altra cosa che volevo dire è il fatto che appunto questi canali di raffreddamento non sono obbligatori, però appunto se li utilizzate,
vanno a creare dei delta di temperatura nell'intorno della parte, quindi modificano la deformazione della parte già calcolata con il monoblocco. Quindi sono un ulteriore contributo alla deformazione. Fase successiva, il programma calcola in automatico l'entrata, un possibile circolo del liquido refrigerante, appunto calcola l'entrata e l'uscita per ogni canale. Successivamente si procede con un check del sistema di raffreddamento che serve per vedere se non ci sono interferenze col sistema di alimentazione, con la parte, se i canali di raffreddamento sono posizionati in maniera consona e se tutto ok, possiamo procedere con la fase successiva, ovvero la mesciatura. Qui appunto possiamo scegliere se un tipo di mesh e-design oppure un tipo di mesh solida, ovvero PLM. Per quanto riguarda la mesh e-design, è possibile scegliere il livello di accuratezza. Noi di solito consigliamo uno per un riempimento in fase preventiva di preventivazione, un livello 3 per un riempimento e un livello 5 se vogliamo arrivare fino alla deformazione. Per quanto riguarda invece la mesh solida BLM, non basta cliccare il pulsante genera, purtroppo, ma bisogna fare delle fasi preventive. Quindi la prima fase è la fase di seeding, ovvero decisione della dimensione dell'elemento della mesh superficiale della parte. Quindi il programma ci consiglia una dimensione che voi vedete qui. In base appunto al volume, in base alla geometria, lui ci dice: secondo me questa è la dimensione adatta. Noi di solito dimezziamo questo numero, per esperienza, insomma, ma comunque se vogliamo possiamo provare a vedere appunto se questo numero è consono per la nostra parte, e è sempre meglio rimanere un po' indietro con gli elementi, altrimenti si rischia di far pesare troppo sul calcolo. Fase successiva, per quanto riguarda la mesh BLM, è scegliere il numero di livelli. Quindi questa parte qua in basso a destra, possiamo dirgli per ogni parte dello stampo, per ogni oggetto all'interno dello stampo, quindi non solo la parte, ma anche inserti, inserto dello stampo, eccetera, eccetera, dirgli quanti livelli di prismi vogliamo. Qui appunto vedete la differenza tra una mesh e-design a sinistra e una mesh BLM a destra. La mesh e-design appunto è basata su un passo per ogni XYZ, invece la mesh BLM si basa sulla mesh superficiale della parte e mette, diciamo, degli elementi prismatici a contatto, che sono gli elementi migliori per stimare il flusso, la deformazione, e all'interno riempie con elementi tetra. Quindi l'innovazione sta nel fatto che anche delle zone sottili che vedete qui hanno, per esempio, qui abbiamo 7-8 elementi. Quindi anche le zone sottili vengono trattate con una certa accuratezza, cosa che invece con la mesh e design non avviene. Fase successiva è il salvataggio della mesh, e quindi qui si conclude quello che noi avremmo fatto con il designer, quindi l'icona blu della vecchia suddivisione del programma. Passiamo quindi alla fase di elaborazione del progetto. Quindi ora entriamo in quello che avremmo potuto fare con l'icona rossa, quindi il project. La prima cosa da fare, appunto, se noi non avessimo fatto quello che vi ho fatto vedere finora, sarebbe di importare la mesh. In questo caso non è obbligatorio perché appunto noi abbiamo concluso la generazione della mesh all'interno di questo programma,
e quindi possiamo passare direttamente al materiale. La scelta del materiale avviene attraverso una banca dati, che vedete qua in basso Material Wizard, e per ogni... Per ogni produttore abbiamo una serie di materiali e noi possiamo andare a vedere tutti i vari dati per ogni materiale. Quindi vediamo viscosità, curve PVT, capacità termica, eccetera, eccetera. Quindi per ogni materiale è disponibile. Sono disponibili una serie di informazioni, sia per quanto riguarda le curve, sia per quanto riguarda i dati di processo consigliati. Come vi dicevo, appunto, c'è una banca dati di Moldex che è possibile ordinare sia dal punto di vista dei produttori, sia dal punto di vista delle tipologie di materiale. Quindi possiamo, diciamo, destreggiarci alla ricerca del materiale che noi vogliamo. Chiaramente non sono presenti tutti i grade, tutti i colori, sono presenti solo i grade principali, quindi i grade che noi pensiamo possano essere utilizzati in maniera generale. Chiaramente ogni fornitore ha già proceduto a caratterizzare magari le sue mescole, quindi chiedendo è possibile avere magari, non so, polipropilene di un certo colore, mentre qua all'interno della banca dati è presente solo magari il grade dentro. Inoltre è possibile anche caratterizzare i materiali che vengono il cui file MTX viene fornito solo a chi l'ha richiesto e quindi finisce nella banca dati dell'utente. Vedete in basso a sinistra. Questa banca dati dell'utente non viene resa pubblica, è solo fornita solo al cliente. Ok, dopo aver scelto il materiale, possiamo procedere con il settaggio del processo e abbiamo due scelte. Abbiamo la possibilità di utilizzare la KyMod, che è una modalità ingegneristica, e considera le rampe della macchina come dei gradini. Invece la machine mode, che è la modalità macchina, considera le inerzie della macchina, quindi non ho dei gradini, ma ho delle curve. In questo caso noi vedremo l'impostazione secondo la modalità ingegneristica, quindi secondo la KyMod. Ok, il passo successivo quindi è la scelta delle varie tempistiche, tempo di riempimento, tempo di impacchettamento. Tutti i dati che vedete in verde all'interno di questa interfaccia sono scelti dal programma a seconda del materiale che noi gli abbiamo detto. Quindi questo materiale ha un range e il programma sceglie un valore all'interno di questo range, a seconda appunto della parte che noi dobbiamo andare a stampare. Per quanto riguarda invece il filling e il packing, possiamo sì scegliere le tempistiche per quanto riguarda le varie fasi, ma possiamo anche andare a modificare i profili. Quindi per quanto riguarda il filling abbiamo il flow rate profile che ci permette di gestire la quantità di materiale che entra all'interno della parte, e anche la pressione con cui viene iniettato. Stessa cosa per quanto riguarda il packing. Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, invece, possiamo impostare per ogni circuito una temperatura, una portata e un tipo di liquido refrigerante. Nel riquadro rosso vedete tutti i tipi di refrigerante che noi possiamo gestire. Inoltre, se dovesse servire, viene dato un numero di Reynolds,
in base alla geometria del canale di raffreddamento che noi abbiamo inserito. Qui li vedete tutti uguali semplicemente perché io ho utilizzato i canali di raffreddamento generati da Mollers standard, quindi sono tutti uguali. Ok? Alla fine abbiamo una schermata riepilogativa che ci permette appunto, di vedere i parametri che abbiamo selezionato, vedere se è tutto coerente e niente. Ok, fase successiva, procediamo con la scelta del tipo di analisi che noi vogliamo effettuare. Possiamo scegliere una di quelle consigliate che vedete qui sotto. Oppure possiamo scegliere di customizzarla, quindi se per esempio abbiamo già effettuato filling e packing e vogliamo magari arrivare al warpage, possiamo customizzare e dirgli ok, fammi solo cooling warpage, che non ci sono come diciamo preimpostate, ma possiamo dirgli di farlo. Quindi questa schermata ci permette di gestire questa cosa oppure di gestire dei particolari cicli. Per esempio, se vogliamo fare un pre-cooling prima del riempimento per vedere l'andamento della temperatura negli interni. Ok, nei parametri computazionali invece è possibile aggiungere dei risultati. Per esempio, nella fase di riempimento e impaccamento possiamo modificare i time step, ovvero le tempistiche per cui il programma dà output dei risultati. Di default il programma ne ha 3, ma possiamo decidere di aumentarli, quindi portarli per esempio a 10 se noi abbiamo dei problemi di riempimento. Possiamo modificare oltre al numero anche il momento, quindi decidere dopo un secondo, dopo due, dopo tre, oppure dopo un secondo, dopo tre, dopo sette, eccetera. Inoltre possiamo anche chiedere al programma in quanto tempo il canale dell'iniezione frizza, ovvero quando si chiude e non è più possibile procedere con l'impaccamento. Alcuni clienti, grazie a questo tipo di risultato, hanno ridotto il tempo ciclo e hanno duplicato addirittura la produzione, quindi può essere molto utile. Inoltre è possibile utilizzare anche il risultato di Particle Tracer, che ci permette di seguire l'andamento delle particelle dal punto di iniezione al punto di posizionamento finale e vedere appunto il loro andamento in maniera molto più dettagliata rispetto al risultato di banale riempimento, che ci fa vedere l'avanzamento del fronte. Inoltre è possibile dare output di ulteriori componenti termiche per la deformazione, per esempio output della temperatura differenziale e output della deformazione termica. Ok, una volta stabilito tutto questo, è possibile lanciare il calcolo. Quindi attraverso questa schermata noi possiamo dire su che macchina vogliamo che il calcolo sia lanciato e il numero di task che vogliamo dedicare. Questo numero che vedete, 16, è modificabile. Quindi se per esempio noi abbiamo una macchina da 16 core, da 16 task, scusate, 16 task come in questo caso, ma vogliamo comunque andare a utilizzare il computer, possiamo dirgli utilizzane 8, utilizzane 12 e ci teniamo 4 task per, che ne so, operativo, quello che vogliamo utilizzare. Quindi è completamente editabile, gestibile. Cliccando Submit, che vedete sotto il riquadro rosso, quindi si lancia il. Per quanto riguarda i risultati, noi
In questo caso noi vedremo solo quelli principali, però tenete conto che quella che vediamo è solo una parte di tutti i risultati forniti da Mondex. Appunto, come nella vecchia interfaccia, i risultati si posizionano in coda a tutta l'albero del processo, quindi vediamo che abbiamo il nome del progetto, la prima run, il nome della parte, il tipo di materiale, il file di processo, il tipo di analisi, il file dei parametri computazionali e poi i risultati che vengono suddivisi per fase. Il display di default è settato per la fine di ognuna di queste fasi. Volendo, cliccando col destro, noi possiamo modificare il time step di cui vedere i risultati. Okay. Quindi, per quanto riguarda riempimento, abbiamo diversi tipi di risultati. Quindi, in basso a sinistra, vedete l'avanzamento del materiale, quindi vediamo per ogni secondo dove si posiziona appunto il fronte di materiale fuso. C'è la possibilità di individuare le trappole d'aria, quindi in alto a sinistra vedete le trappole d'aria che possono indicarci delle eventuali zone in cui potremmo avere bruciature o semplicemente consigliarci di mettere delle linee di venting in quella zona. In alto a destra invece vedete le linee di giunzione che sono intuibili dal melt front time, quindi dall'avanzamento del fronte, ma in questo caso vengono proprio indicate in rosso ed è possibile analizzarle per quanto riguarda la temperatura di formazione di queste linee di giunzione e l'angolo di formazione. Perché a volte il programma ci dice lì ci sarà una linea di giunzione, ma noi non la vediamo. Perché? Semplicemente perché magari la linea si è formata a una temperatura superiore a quella della temperatura di fusione del materiale e quindi c'è stata una specie di remelting e quindi la linea non si vede, ma c'è. Quindi potrebbe dare caratteristiche di debolezza meccanica. In basso a destra invece vediamo per esempio la temperatura alla fine della fase di riempimento, quindi vediamo che la parte esterna della parte si sta raffreddando. A sinistra vediamo la pressione, quindi si vede poco, ma la parte rossa è quella dove c'è l'iniezione. Possiamo vedere anche la densità. Questo risultato è utile per chi utilizza multicavità e si vede che magari qua se abbiamo dei flussi sbilanciati, magari una parte rimane più densa di un'altra, quindi possiamo indagare in questa maniera. A destra invece possiamo vedere l'orientamento delle fibre, in alto a destra, l'orientamento delle fibre e questo risultato ci dice che per il valore 1, ovvero la colorazione rossa, abbiamo delle fibre fortemente orientate. Invece per il valore blu, quindi valori tendenti allo 0, abbiamo delle fibre posizionate randomicamente. Questo risultato ci fa vedere anche nella zona dell'iniezione che abbiamo magari degli affioramenti, delle problematiche di questo tipo. Per quanto riguarda sempre il riempimento, c'è la possibilità di vedere la pressione all'ugello. In questo caso ne abbiamo solo uno, ma se ne avessimo due avremmo due diverse linee. Ok, fase di impaccamento. Per quanto riguarda la fase di impaccamento, abbiamo diversi risultati che noi di solito guardiamo, per esempio la pressione totale. Nascondendo o mostrando
il canale di iniezione possiamo vedere anche la caduta di pressione all'interno del canale stesso. Quindi se abbiamo dei problemi di riempimento possiamo vedere se da che appunto si è dalla caduta di pressione nel runner. In alto a destra invece abbiamo i sync mark, ovvero i risucchi, e il programma ci dice che nelle zone verdi abbiamo una probabile avremmo dei probabili segni dovuti a risucchi. Chiaramente poi dobbiamo procedere a vederne l'entità. Quindi se è una questione di centesimi, magari non la vediamo. Però se è una questione di decimi, sarà sicuramente visibile. Quindi in rosso sono indicati i sync mark un pochino più marcati. In basso a sinistra invece vediamo quello di cui parlavo prima, ovvero il congelamento del gate in fase di impacchamento. Quindi noi possiamo vedere la temperatura di freeze che è indicata appunto dalla leggenda e possiamo vedere se alla fine dell'impacchamento, noi adesso qua ci troviamo alla fine di questa fase, se il gate è completamente congelato. Quindi vedere se possiamo procedere con la diminuzione del tempo di impacchamento, se dobbiamo aumentarlo, vedere come possiamo gestire la situazione. Per quanto riguarda i grafici, invece, possiamo vedere la clamping force, la forza di chiusura della macchina durante la fase di impacchamento. Vedere se diciamo, se è estetica. Perché, per esempio, se non è troppo schiacciata, se non è troppo allungata, eccetera. Per quanto riguarda i risultati di cooling, possiamo vedere la temperatura della parte alla fine del ciclo, quindi analizzare la skin della parte. Possiamo anche addirittura vedere il tempo per raggiungere la temperatura di estrazione in basso a destra, quindi ci dice in termini di secondi se la parte è pronta per essere estratta alla fine del raffreddamento. Invece in alto a destra vediamo l'efficienza dei canali di raffreddamento, che però non è un'efficienza in termini di il canale è efficiente o no. È un'efficienza in termini di calore asportato, ovvero il programma calcola una quantità di calore emessa dalla parte e va a vedere per ogni la quantità di calore asportato per ogni canale. Quindi, per esempio, vedete in rosso il canale che asporta più calore, in blu azzurrino quelli che asportano meno calore. È possibile anche attraverso gli strumenti che abbiamo visto prima di sezionamento andare, per chi chiaramente ha utilizzato un tipo di mesh BLM che fa la mesciatura anche dello stampo, è possibile in questo caso andare a indagare all'interno dello stampo se ci sono dei ristagni di calore, quindi delle situazioni che magari possiamo gestire meglio a livello di raffreddamento. Oppure se possiamo inserire per esempio delle fontane in alcune zone un po' critiche. Quindi questi sono tutti i risultati di cooling, tutti, alcuni dei risultati quelli principali che noi forniamo. Per quanto riguarda la deformazione, abbiamo diverse scelte. Possiamo vedere la deformazione totale, che vediamo a sinistra, quindi noi qua vediamo tutte le componenti, ma è possibile scegliere di visualizzare la deformazione per ogni direzione, quindi x, y, z. Questo è possibile sia per quanto riguarda la deformazione totale, sia per quanto riguarda la deformazione dovuta dalle fibre. In alto potete vedere il ritiro volumetrico. E c'è anche uno strumento di, come si chiama? Di misura di distanza che se utilizzato con il warpage attivo
ci permette di vedere lo scostamento dovuto alla deformazione tra due punti. Quindi ci dice le coordinate dei due punti, ci dice il posizionamento nella parte non deformata e ci dice il posizionamento nella parte deformata, suggerendoci la percentuale appunto di ritiro volumetrico nel caso dei punti selezionati. In basso vedete la deformazione totale dovuta alla fibra, quindi la deformazione del pezzo con la fibra. Invece a destra vedete la deformazione randomica. Questo random può indurre in... Diciamo che la deformazione randomica della fibra ci dice come deforma il pezzo se noi avessimo iniettato materiale senza fibra. Quindi possiamo vedere, analizzando i risultati a sinistra, in basso e a destra, se utilizzare un materiale con fibra è stato positivo o no per quanto riguarda la gestione della deformazione. Quindi se la parte senza fibra deforma di più rispetto alla parte con fibra, allora è stata una scelta saggia. Altrimenti avremmo potuto benissimo evitare. La presentazione di oggi è finita e abbiamo tempo per domande.